Doce non va al canto chiasso. Anche se non vai subito, vai tu si doce ogni cioè, che ti mando su YouTube. Ti mando su YouTube. Ci siamo, un saluto a tutti gli internauti, a tutti coloro che sono collegati tramite My Movies Live, qui in diretta dal Teatro Carlo Felice di Genova, dove vi stiamo per trasmettere uno dei capolavori del teatro musicale, che è il Rigoletto di Giuseppe Verdi, il melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave. Questo è un anno importante, il bicentenario Verdi e Wagner, e il Carlo Felice comincia questo mese di marzo con il Rigoletto, che è una delle opere più celebri di Giuseppe Verdi. Sono con me, e li saluto, sono molto felice di essere qui di ritorno nella sala qui dello streaming, Fabiola Di Blasi e Simone Brizio, che condurranno la serata insieme a me. Allora li saluto, buonasera Fabiola. Buonasera. E buonasera a Simone buonasera, Brizio. Buonasera, ciao, io sono molto informale, ciao, sono molto contento di riaverti qui. Beh, ma questo è un salotto, è il salotto, è un salotto della, e, che precede e di riavere, no, la nostra, e di riavere Fabiola. Presentazioni. La nostra. Ecco, la chiamiamo subito in causa. Ma allora, certamente. In questi minuti che precedono. Dai, volevo farti una domandina, così anche per passarti la palla, che come usa qua nel nostro piccolo salotto del Carlo Felice. Allora, questo Rigoletto, ovviamente, come tutti i melodrammi messi in scena qui come altrove, ha vari aspetti, ha una coreografia, ha... No, ecco, vedi, mi sono subito, ho detto subito all'inizio, una cosa che assolutamente ho fatto il mio solito cortocircuito, avevo fretta evidentemente di farti parlare. Non in tutte le opere c'è una coreografia, non in tutte le opere sono previsti ballabili, nel Rigoletto non sono previsti ballabili. Eppure abbiamo una coreografia, un coreografo, Giovanni Di Cicco. Allora, tu hai assistito alle prove, Fabiola, parlaci di questo aspetto particolare. Sì, intanto sono molto contenta di essere qui con voi, saluto tutti. E sì, ecco, mi trovo qui perché appunto posso dire la mia sull'aspetto, su quello in cui sono competente, la danza. E in quest'opera, nel primo atto, nonostante sia un'opera, non un balletto, nonostante non siano previste coreografie, in realtà ci sono. Perché? Perché abbiamo una scena che avviene all'interno del Palazzo del Duca durante una festa, un evento, insomma, sì, c'è un clima festoso. E ci sono dei brani musicali, peraltro riconoscibili, che sono un minuetto e un perigordino, che sono comunque sono ballabili. Pertanto il coreografo Giovanni Di Cicco ha coreografato, ha curato questi momenti. Ecco, ho visto appunto durante le prove, ci sono in scena in questo primo momento i mimi, questo ensemble di danzatori, ci sono le comparse, quindi è proprio il clima di una festa che poi verso il termine giunge proprio al caos più totale, ecco. E quindi queste danze appaiono più ordinate, più riconoscibili nei momenti in cui sentiamo questo minuetto molto ordinato, quindi si inizia a danzare con i passi che sono quelli del minuetto. Per il resto il tutto è un po' più caotico perché è il tipico clima festoso. Peraltro c'è questa particolarità di questa orchestrina, sì, che è dietro, se non sbaglio, poi correggetemi voi, se che è dietro, no, non è in buca, il suono non viene dalla buca, ma viene da dietro. È dietro la scena, certo. Pertanto credo di aver capito che l'effetto voluto è quello di una di uno spettacolo nello spettacolo. Assolutamente così. Una... E così, beh, dicevamo prima fuori onda che ci sono effettivamente alcuni collegamenti anche con il Don Giovanni di Mozart, no? Ispirazioni, retaggi, il che poi Verdi si atto. Pensa a Verdi spesso come al contadino della bassa, ma era un contadino con un certo fiuto, diciamo così, no? Scusa, e quindi, insomma, ma posso no, dire... questo lo dicevo per il discorso certo. dell'orchestrina del complesso che suona appunto... Certo, ascolta... Anche lì non è una festa, è una cena a cui poi arriva il commendatore, esattamente. Poi succede quello che
che succede. C'è anche questa analogia come lì arriva il commendatore a guastare la cena, peraltro atteso e anzi invitato. Eh sì. Qui arriva Monterone con la sua maledizione, una bella tipica maledizione verdiana, a interrompere questo clima festoso e quindi poi a subirne tutte le spiacevoli conseguenze. Sì, io sono molto felice di essere qui stasera, di assistere a questo Rigoletto, intanto per tante ragioni che poi diremo, a cominciare dal lavoro che è stato fatto, dalla scenografia, da Enrico Musonici che sarà nostro ospite, perché poi noi, ricordiamolo a chi ci sta vedendo e ascoltando, avremo poi due intervalli, Rigoletto sono tre atti, due intervalli che vengono fatti regolarmente anche in questo caso qui al Carlo Felice, avremo molti ospiti, un cast assolutamente di prim'ordine e quindi ci sono, diciamo, molte cose che succedono, che accadono e che noi cerchiamo di raccontare sempre in diretta. E la cosa interessante è che Rigoletto, in un certo senso, è un po' la prima creatura in carne ed ossa che esce dalla penna di Verdi, diciamo così, dalla mente di Verdi, che era certamente un compositore con un grande fiuto, se così vogliamo dire, con un senso del teatro spropositato. Basta pensare al Macbeth che abbiamo appena anche noi abbiamo appena trasmesso, per cui insomma accostarsi a Shakespeare non è facilissimo e non lo può fare chiunque, ma riesce adesso l'idea di mettere in scena assolutamente a Victor Hugo, ma soprattutto mette in scena, in tanti dicevano, George Bernard Shaw, che l'opera è quella curiosa forma d'arte in cui c'è il tenore che è innamorato del soprano o viceversa, e c'è poi di solito un uomo con una tessitura di voce più scura, il baritono basso che non vuole, qualcuno muore e alla fine finisce sempre così. E qui Verdi è grande maestro, perché mette a mezzo la figura di un padre, questa figura anche di qui, questo giullare che poi diventa una figura tragica intorno a cui ruota poi tutta la vicenda. C'è un padre come protagonista di opera abbastanza un unicum nella storia della musica, certo. È qualcosa che commuove anche profondamente, certo, insomma, per tipo di vicenda però, che si narra. Anche qui in una creazione assolutamente unica, geniale, che per molto tempo è stata la prediletta del suo autore, la prediletta di Verdi, quelli che potrebbero essere considerati luoghi comuni, fra mille virgolette, vengono, li troviamo tutti o molti, troviamo una bella maledizione, ne abbiamo parlato, e troviamo questa figura del padre verdiano, proprio si parla di padri verdiani, e anche in altre opere questa figura diventa molto importante nella drammaturgia di Verdi, nel suo scavo psicologico, in questo caso in maniera molto scoperta, però ci sono, questa figura circola nel Nabucco, se non sbaglio, nel Simon Boccanegra. Poi naturalmente la cosa interessante è che, diciamo, dal punto di vista letterario c'è questo primo riferimento a questa figura un po' umbratile del padre, comunque questa figura più austera, diciamo così, che va, come dire, un po' a rompere questo schema molto semplificato di cui abbiamo parlato poc'anzi. La cosa interessante è poi quello che fa Verdi dal punto di vista musicale, cioè il tema della maledizione che noi sentiamo già dal preludio dell'opera, questo ritmo puntato, è qualcosa che già ti fa capire che le vicende che vedremo di lì a poco sono profondamente diverse in realtà da come le abbiamo viste fino adesso, ecco, sostanzialmente. E Rigoletto è per questo che probabilmente Rigoletto ancora oggi fa commuovere, fa stupire, ecco, perché poi è una figura molto particolare e profondamente umana, ecco, rispetto alla vicenda che si svolge. Ci sono gli inganni, ci sono gli intrighi, le maledizioni, però al centro c'è questo personaggio che tra l'altro anche musicalmente ha una modernità sorprendente, se pensiamo all'aria che sentiremo, quel vecchio Malediva, certo, no? Che non ha niente di quello che spesso comunemente chiamano il zumpampa zumpampa verdiano. Poi lo sentiremo anche quello, perché poi la Donna Immobile in effetti è così, ma Verdi era furbo, vietò al tenore di fischiarla prima, assolutamente. Un tenore libertino, fatuo. Esatto. Sì. Bene, io a questo punto però, con un occhio sempre all'orologio, direi che potremmo lanciare la nostra sigla. Intanto saluto anche tutti i paesi che sono collegati, sono tantissimi: Danimarca, Stati
Stati Uniti, Germania, Giappone, Svezia, Francia, Svizzera, Spagna e chi più ne ha più ne metta. Poi l'Italia, naturalmente. La Georgia, però, diciamo. Anche la Georgia per Nino Machaidze, che è la nostra Gilla di questa sera e che è stata intervistata e di cui ascolteremo poi la testimonianza nell'intervallo. Quindi per il momento noi ci separiamo per circa un minuto e mezzo di sigla, ci ritroveremo tra poco in palcoscenico per dare lettura della locandina e avvicinarci al Rigoletto di Giuseppe Verdi.